La storia delle mille miglia è costellata di storie vere o verosimili. Sicuramente una vera fu la mille miglia del 50, definita la mille miglia in doppio petto, perché Giannino, allora ventenne, giovanissimo corridore, quasi all'esordio, la vinse in maniera stratosferica, guidando con un doppio petto, che la leggenda narrò poi essere di colore blu. In realtà era questo spinato vinaccia, naturalmente un tessuto della Marzotto e non poteva essere diversamente, e anche la spiegazione logica che diede Giannino fu assolutamente normale. Lui per guidare bene doveva stare comodo e la sua divisa di tutti i giorni non era altro che un doppio petto con camicia e cravatta, con la quale lui si sentiva assolutamente a suo agio anche nel guidare la berlinetta Ferrari con cui vinse. Secondo, ma non di minore importanza, il fatto che molte volte succedeva di rompere la macchina lungo le strade d'Italia e non c'erano le assistenze di portarti poi alla partenza, ma bisognava prendere mezzi pubblici, quali un treno, quale un autobus o quello che si trovava. Ecco che un conte Marzotto, una delle famiglie più importanti d'Italia, non poteva mettersi in mezzo ai normali utenti di questi mezzi con un maglione sporco di olio o una camicia macchiata. Ecco allora il doppio petto anche per l'eventualità di tornare a casa in treno. Onore e merito a Giannino Marzotto, trionfatore della 20ª mille miglia. La carriera agonistica di Giannino Marzotto è legata assolutamente al marchio Ferrari. La Ferrari di Paolo Marzotto si avvia verso il passo di Radicofani. Fu uno dei primissimi a utilizzare le Ferrari in corsa, fu uno dei più vincenti con la Ferrari soprattutto sulle competizioni stradali e fu legato da questo rapporto di odio-amore con Enzo Ferrari. Questo rapporto di odio-amore che lo portò nell'inverno fra il 50 e il 51 a progettare, costruire questo telaio, visto che c'era stato un momento di rottura con Enzo Ferrari a cui lui imputava di non dargli le macchine migliori, e decise di costruirsi una sua macchina, prese il miglior progettista di allora di telaio, Colombo, e progettò questa macchina. Ferrari, forse una delle poche volte in vita sua, dovette andare a Canossa, come si dice, e tornare verso la famiglia Marzotto, che in realtà con i loro acquisti gli permetteva di sostenere la squadra corse, e trovare un momento di incontro e fare pace, e questo studio di macchina, che chissà come sarebbe andata, è rimasto tale fino a che non è stato donato al nostro Museo dell'Auto. Un telaio assolutamente all'avanguardia, con i freni entrobordo per bilanciare le masse all'interno della macchina, queste sospensioni a balestra a semi cantilever, un passo molto corto assolutamente adatto alle corse su strada e alle corse in salita, e due flangiature anteriore e posteriore che facevano da base per questo traliccio di tubi molto stretto. Il motore previsto era un 4 cilindri 2 litri, sempre Ferrari. Giannino Marzotto era un perfezionista, per cui niente gli andava bene fino in fondo, voleva metterci sempre del suo. Ecco che allora le Ferrari, già vincenti allora, non erano sufficienti. E nell'inverno fra il 50 e il 51 Giannino disegna, progetta e realizza una Ferrari fatta a suo modo, più aerodinamica, più veloce, più leggera di quello che lui riteneva dovesse essere le Ferrari normali. Denominata uovo per questa forma tondeggiante ed incredibile, fu la prima di una serie di Ferrari modificate da Giannino Marzotto, ma anche dai fratelli Paolo e Vittorio, che portarono anche a dei dissapori con Enzo Ferrari. Famosa fu la frase che dice, quando gli presentarono le Ferrari modificate, Enzo Ferrari gli disse: ma Conte, lei mi violenta una figlia? E Giannino Marzotto, con il solito aplomb, gli rispose: ma ingegnere, lei non ha figlie.